E allora Lorenzo, come sempre, apriamo la puntata con l'oroscopo musicale curato dall'amica Silvia Pagni. Oggi ho voluto ricordare la figura di un personaggio importantissimo per la musica. Stiamo parlando di Johannes Brahms. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale. Oggi è il compleanno, pensate, di uno dei più grandi compositori e pianisti tedeschi, che insieme a Johann Sebastian Bach e Ludwig van Beethoven è definito i tre big della musica classica. Nel 1833 ad Amburgo nasceva Johannes Brahms. Nacque da una famiglia modesta originaria della Bassa Sassonia. La madre era una sarta e suo padre era un musicista popolare che suonava diversi strumenti: flauto, corno, violino e contrabbasso. Visto la precoce inclinazione del giovane Johannes, fu proprio il padre a dargli le prime lezioni di musica. Johannes rilevò subito un talento naturale ed era attirato da tutti gli strumenti, ma iniziò a studiare pianoforte. E sotto la guida di Eduard Marxen studiò composizione e prendeva anche lezioni di corno e di violoncello. Il suo primo concerto fu nel 1843 a soli 10 anni. E fin dall'età di 13 anni il futuro compositore aveva iniziato a contribuire al bilancio familiare suonando nei locali di Amburgo. A 20 anni, nel 1853, Brahms ebbe alcuni incontri tra i più significativi per la sua vita. Prima con il grande violinista Joseph Joachim, che gli presentò Franz Liszt, ma soprattutto lo introdusse in casa Schumann. Schumann lo considerò immediatamente e senza riserve un genio e rese pubblica la sua considerazione tramite il suo giornale di Lipsia, definendo Brahms il musicista del futuro. E Brahms, da parte sua, considerò Schumann il suo unico vero maestro, restandogli vicino fino alla morte. L'attività di Brahms continuò fino negli anni del 1870. Una recensione di quegli anni descrive così lo stile pianistico di Brahms. Molti artisti possiedono una tecnica più brillante, ma sono pochi quelli che sanno tradurre le intenzioni del compositore in maniera altrettanto convincente, o seguire il volo del genio beethoviano e rivelarne tutto lo splendore come fa Brahms. Brahms non produsse mai musica per opere, ma pose grande attenzione alla scrittura per voce. Ma lasciò una battuta molto divertente e significativa che lega la sua storia da scapolo a quella di mancato compositore d'opere. Scrivere un'opera sarebbe per me altrettanto difficile che sposarmi, ma probabilmente dopo la prima esperienza ne farei una seconda. Rimase per tutta la vita legato alla sua amica Clara Schumann. Nel 1863 si trasferì a Vienna e qui fu molto apprezzato. Fu proprio a Vienna l'unico incontro con il grande Wagner e soprattutto nel 1870 conobbe Hans von Bülow, il grande direttore d'orchestra che divenne il suo più grande amico e il più grande estimatore. Alla continua ricerca di perfezione stilistica, Brahms fu assai lento nello scrivere e soprattutto nel pubblicare ed eseguire le proprie opere, o almeno quelle che egli considerava importanti. Negli ultimi 20 anni di vita, Brahms poté infine dedicarsi soprattutto alla composizione. Sono gli anni dei principali lavori per orchestra. Nel 1879 l'Università di Breslavia gli conferì la laurea honoris causa. Morì a Vienna per un tumore maligno il 3 aprile del 1897. Meno di un anno dopo morì anche la sua grande amica Clara Schumann. Fu sepolto nel cimitero principale di Vienna, nel quartiere dei musicisti.
E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto domani in tantissimi. Un grande ciao e un abbraccio da me, Silvia Pagni. Ciao a tutti.